Vi siete mai chiesti cos'è una comunità e qual è il senso di essere una comunità? La comunità è un concetto che non è statico, è un concetto variabile, che è variato nel tempo, è un concetto che ci porta alle rivoluzioni. E quando è che c'è una vera rivoluzione? Una vera rivoluzione c'è quando c'è una rivoluzione culturale, una rivoluzione che parte dal basso, una rivoluzione che parte dai cittadini. Queste sono le vere rivoluzioni. Ma se parliamo di comunità è impossibile non parlare di beni comuni. È la comunità che gestisce e si organizza per gestire i beni comuni. E i beni comuni partono dal Medioevo, è la storia che ce lo dice. E sono cambiati negli anni e oggi sono molto diversi. E il campo dei beni comuni è il campo dell'istruzione, della cultura, della tecnologia. Della creatività. Ma se restringiamo il campo ai beni comuni urbani, vediamo cosa sono i beni comuni, definiamoli. Il bene comune è quando l'istituzione, insieme ai cittadini, portano avanti un progetto di cambiamento, di rigenerazione. E lo portano con due ruoli ben diversi. C'è il ruolo del cittadino, che è un ruolo di volontario. Il cittadino deve essere un volontario e deve intervenire là dove il comune non riesce o l'istituzione non riesce a intervenire. E l'istituzione deve essere e deve avere un ruolo professionale. C'è un dibattito globale incredibile in questi ultimi anni sui cambiamenti delle città. E il dibattito ci porta agli Stati Uniti d'America. Cosa succede negli Stati Uniti d'America? I cittadini reclamano spazi abbandonati. Spazi in disuso, parchi pubblici, orti cittadini, spazi alloggiativi chiusi, in disuso, che però possono essere messi a frutto per l'housing sociale, per portare del beneficio a chi è, più, a chi è meno ambiente. Dall'altra parte c'è l'Italia, dove pubblico e privato vanno insieme, si uniscono e prendono degli spazi. Pubblici, una volta pubblici, che diventano beni comuni. Questo è il vero cambiamento. Ma c'è tutto questo cambiamento ha anche una critica. Una critica soprattutto dei cittadini. No? Sentiamo sempre i cittadini che si lamentano no? Do, che il comune non pulisce i parchi, che il comune non tappa le buche. Ma questa critica è perché ci sono meno finanziamenti. Allora dove interveniamo noi come cittadini? Interveniamo con un valore aggiunto. Abbiamo la possibilità di farlo perché viviamo i nostri quartieri e chi meglio di noi conosce il nostro quartiere? Ci siamo vissuti, siamo cresciuti, lo percorriamo ogni giorno, vediamo i cambiamenti, vediamo la decadenza, ma vediamo anche quando si riattiva il, 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 il quartiere. E' qui che vi voglio portare tre esempi, quattro esempi. Il primo esempio, Milano. Siamo in un periodo critico, un periodo di emergenza sanitaria. E se ripercorriamo quello che ho appena detto, le interazioni tra i cittadini, le interazioni sono diminuite nei quartieri, i cittadini hanno paura. Cosa succede? Che i cambiamenti arrivano in digitale, nelle piattaforme, tecnologia, quindi un cambiamento tecnologico, il crowdfunding civico. Cos'è il crowdfunding civico? Il crowdfunding civico è quando il comune, un'istituzione, mette a disposizione dei finanziamenti per rigenerare degli spazi pubblici. Il crowdfunding civico, la prima esperienza, è quella di Milano del 2015, oltre 330.000 persone, 330.000 euro raccolti, fondi raddoppiati grazie al match funding. Con il coinvolgimento di 1492 sostenitori di cui 154 erano associazioni. E cosa succede qui? Succede e ce lo dice Rodrigo Davis, illustre ricercatore della Massachusetts Institute of Technology, ci dice che quando facciamo una campagna di crowdfunding per il bene comune, state sicuri che andrà a buon fine. L'81% delle campagne di crowdfunding per finanziare cambiamenti, cittadini, rigenerazione urbana, è andata a buon fine, contro il 44% che non è andato a buon fine perché non aveva un, 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 un fine sociale. Poi abbiamo Bologna, la città in cui ho studiato, che ha un regolamento, il regolamento Cositi Bologna, collaborare Bologna. L'esperimento che fu fatto nel 2012 fu fatto dal sindaco di allora su tre beni comuni. Una piazza, un pezzo di portico e un edificio pubblico. Questo esperimento portò poi nel 2014 al regolamento. Questo regolamento oggi è seguito da più di 60 paesi nel mondo, di 60 città rappresentanti di, 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 di 60 paesi nel mondo. Cosa significa questo? Significa che più di 200 soggetti, 20 soggetti sono stati proponenti, firmando dei patti. I patti sono patti di collaborazione, sono patti in cui io dico come cittadino, come associazione di cittadini, cerco di intervenire per il beneficio del, della, del, del, del mio quartiere, della mia della cittadinanza e questo porta poi nel 2012 a un altro esperimento che è quello della social stretta. Cosa succede nella social stretta? Succede che dei condomini cominciano un co-sharing rudimentale. Mettono a disposizione una decina di biciclette condominiali e cominciano a usarle tra di loro. Tanti passi sono stati fatti avanti e poi diventa, si passa dal condominio alla via cittadina e quindi tutta la via viene coinvolta con un sistema virtuale, Facebook, dove ci sono degli amministratori, dove non si fa politica, dove non ci sono idee religiose, ma c'è solo il fine e il bene comune del cittadino. È lì che c'è il cambiamento, nelle social street dove si capiscono le skill delle persone e dove si mettono a disposizione le proprie skill a beneficio e a vantaggio della cittadinanza e della propria via. Poi c'è Verona, città in cui sono nato e sono cresciuto, che nel 2015 anche Verona si approccia a, a, a un percorso di beni comuni. Anche Verona come lo fa? Lo fa con un principio di sussidiarietà. Dove c'è un patto con i cittadini, dove i cittadini intervengono, questa è la definizione dei principi di sussidiarietà: intervengono là dove il comune non riesce. E ci sono 37 patti firmati, con il coinvolgimento di almeno 20 associazioni oggi, e 9 patti che sono alla firma. E infine chiudiamo con New York. Andiamo oltreoceano. Qui viene fatta una mappatura territoriale. E cosa succede? Che l'associazione 596 Acri, un'associazione che ha mappato 150 piani di rinnovamento urbano a New York, ha cercato di far intervenire i cittadini dicendo, guardate che ci sono investitori che stanno prendendo la vostra area. Ci vogliono speculare sopra. Prendetevela quest'area. Fateci attività. Rigeneratela. Fateci biblioteche. Fate i parchi per i bambini. Usate gli spazi abitativi perché sennò no li prendono i grandi investitori e quello che è chiamato anche gentrificazione, cambiamento dei quartieri. La gentrificazione è sempre a vantaggio di pochi, ricordatevelo, dei più abbienti, sono i meno abbienti che perdono e quindi non è più una rivoluzione sociale. E quindi voglio chiudere, diciamo, dicendovi e lasciandovi un toolkit, una cassetta degli attrezzi. Con tre parole chiave. Cosa significa essere cittadini oggi? Significa essere osservatori. Dovete osservare. Chi meglio di voi conosce il quartiere? Cosa vorreste cambiare nel vostro quartiere? Ve lo siete mai chiesto? La seconda parola chiave. Sognatori creativi. Passare all'azione. Essere concreti. Essere concreti significa anche finanziare il progetto, avere in mente come poter finanziare quel progetto. E ultima parola chiave, essere proattivi, mettere in campo un'idea e presentarla, presentarla al comune. Tutti i comuni hanno dei formulari in cui voi potete, come cittadini attivi, dire la vostra. Prendete il coraggio, perché il cambiamento passa da voi e anche un cittadino attivo può portare alla rigenerazione del vostro quartiere. Grazie.